Signore e signori, buonasera. Questa sera, tra l'altro, vi parleremo di ciclismo. Oggi si è disputata la Milano-Sanremo, che ha abbandonato la sua data tradizionale del giorno di San Giuseppe, ha vinto Pierino Gavazzi. Vi parleremo di calcio. Vi ricordo che non c'è stato oggi il campionato di Serie A. Ieri la nazionale azzurra ha giocato a Milano contro l'Uruguay. Parleremo di basket, abbiamo finalmente i nomi delle quattro semifinaliste del campionato maschile di pugilato. Questa sera si disputerà l'incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi medi tra l'italiano Antofermo e Minter. E infine, tra l'altro, sempre vi parleremo in atletica leggera della Cinque Mulini vinta dal belga Scott. Cominciamo con il servizio sulla Milano-Sanremo. Pierino Gavazzi, il velocista bresciano già campione d'Italia, ha vinto allo sprint la 71esima edizione della Milano-Sanremo. 228 i corridori alla partenza in queste immagini per la classicissima di primavera, caratterizzata da una lunghissima fuga, cominciata un po' prima della Certosa di Pavia e finita 245 chilometri dopo, quando ormai Sanremo era alle porte. L'azione è stata intrapresa dal veneto Tullio Bertacco, cui si sono aggiunti Angelo Tosoni e il belga De Boel. Dopo una caduta cedeva a Tosoni e restavano al comando Bertacco e De Boel, eccoli, che raggiungevano un vantaggio massimo di 14 minuti, ma venivano ripresi a circa 15 chilometri dalla conclusione di Sanremo. Dopo un allungo del belga Van den Broek, un altro belga, Michel Pollentier, vincitore di un Giro d'Italia, fuggiva nella discesa del Poggio, ma veniva ripreso proprio sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Qui in pratica cominciava il lungo sprint che vedeva impegnati tutti i migliori, Moser, Ras, De Vlaeminck, Saronni, Ovioni e Pierino Gavazzi, che confermava l'eccellente forma raggiunta in questi giorni e con una volata impeccabile bruciava sul traguardo Giuseppe Saronni, secondo per il terzo anno consecutivo. Rivediamo lo sprint ricordando l'ordine di arrivo. Primo Pierino Gavazzi, Magniflex Olmo, che ha coperto i 288 chilometri in 6 ore 42 minuti e 7 secondi alla media di quasi 43 orari. Secondo Saronni, Gis Gelati. Terzo Ras, quarto Kelly, quinto De Vlaeminck, sesto Vion. È l'affermazione di maggior prestigio per Gavazzi, che ha vinto la Sanremo a 6 anni dall'ultimo successo italiano di Gimondi e che nella sua carriera vantava un buon numero di affermazioni e un buon numero di piazzamenti.